Sì, grazie Presidente. Allora, noi chiaramente abbiamo anche apportato delle modifiche a questa mozione, noi voteremo favorevole. È chiaro, no, io non mi sento d'accordo col consigliere Fassina, non è nessun NIMBY, ma visto che conosco quel territorio, che, insomma, da dove provengo, lì già abbiamo un territorio già vessato da altre discariche, ma la cosa più importante è che comunque, siccome sono discariche ancora piccole, c'è la fauna e flora, insomma, da un punto di vista ambientale ancora integre, e però questo allargamento di questa discarica di Nerti va proprio ad incidere su una parte dell'agro-romano molto bello, ancora appunto che può salvarsi e può salvaguardare alcune specie di flora e fauna. E questo è il punto. D'altra parte, come ho già rilevato nelle due commissioni che il presidente Diaco ha convocato su questo argomento, poi ci sono anche dei profili per quanto riguarda la mobilità, perché i camion accedono direttamente da via Laurentina, la parte di competenza di città metropolitana che è molto trafficata e ha problemi anche di manutenzione stradale. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di argomenti, non solo, ma anche la vicinanza alle case e dei quartieri limitrofi, tutta una serie di argomenti che fanno capire che lì, dove già insiste appunto una discarica, sarebbe opportuno, anzi quasi un insulto, apportare addirittura un ampliamento. Questa è raccogliendo la voce dei cittadini, senza fare nemmeno una campagna elettorale, perché questa cosa io la seguo io insieme anche al consigliere De Priamo, ma ai consiglieri del territorio, tutti, di tutti i gruppi politici del Municipio Nono, la seguiamo da tempo, proprio perché, perché vogliamo tutelare una parte proprio di agro romano che diciamo è quasi l'ultimo incontaminato. E, tra l'altro, i cittadini lì sono molto attivi, c'è un continuo dialogo con loro, credo con tutte le forze politiche, perché io lo vedo senza contrasti, e anche aggiungo è un territorio vessato purtroppo da sversamenti abusivi di rifiuti. Quindi più rifiuti si puliscono, più ne appaiono proprio in quel quadrante della città, come in altri, ma posso dire che quello è molto purtroppo preso d'assalto, perché limitrofo, cioè è un quartiere, una parte del municipio molto insomma, dalle frontiere di Roma Capitale arriva fino a Pomezia. E quindi ci sono vari problemi. Anch'io non rimango basita dal voto, sì, e chiudo, Presidente Seccia, dal voto negativo del PD, però chiaramente questo allargamento dipende tutto dalla Regione Lazio, che in questo momento è silente, non ci fa sapere, è chiaro che alla Regione Lazio c'è il PD. Ok, grazie.